Ciao! Allora, intanto ho trovato l'orario perfetto per fare questi video, però devo parlare a bassa voce. Perché ieri ho provato a fare un video, non so, dalle 18:30, 19, terribile, c'era un casino, è scattato l'allarme di una casa. Un casino, una vespa che passava. Allora, questo video io volevo dedicarlo soltanto a due prodotti, quindi parlare solo ed esclusivamente di due prodotti, però ho pensato che detto effettivamente ci sono tante altre cose che io uso in accoppiata perché è un video sulle combinazioni. Prima di fare questo video però ho voluto testare questi due prodotti. È la terza settimana che io faccio questa combinazione e a questo punto io vi posso dire molta tranquillità, ne parliamo, sì, ne parliamo. Sono sicura che qualcuno avrà qualcosa da ridire perché io faccio un mix tossico incredibile. Sì, ho sistemato la situazione. Vuoi un effetto gel senza mettere gel? Vuoi le unghiette belle, lucide e brillanti per giorni? Vuoi un effetto glassy glassy sulle unghie? Segui questo video, bella. Allora, Laila mi ha mandato dei prodotti. A proposito, Reginessa 83, se non sbaglio. Saresti pregata di farti viva, altrimenti lunedì rifaccio il sorteggio perché non ti sei fatta viva, quindi Laila mi ha regalato dei prodotti, io non faccio l'altro sorteggio, se non finisco questo non mando questo. Mi ha mandato dei prodotti, tra questi prodotti c'erano questo che io volevo provare da anni, ma se vi dico anni, veramente anni. Io andavo ancora a scuola, quindi tanti anni. No, andavo già all'università. Smalto, sigilla, smalto. Sarete voi a decidere quando rimuovere il vostro smalto, brillantezza e durata rivoluzionaria. Dovrebbe essere effetto vetro, infatti effetto vetro. Questo è Brilliant Dew della Laila, che ha questa boccetta a uso medicinale. Mi hanno mandato questo e io ho accantonato il Sash Vit per qualche settimana perché ho cominciato a utilizzare Brilliant Dew. Io non so se si vede quanto ne ho usato, forse si intravede, va bene, comunque non ha importanza. Ho cominciato a utilizzare questo. Sì, è vero, sigilla lo smalto, ma tutta questa grande brillantezza non ce l'ha, devo essere sincera. Però per sigillarlo lo sigilla. A che l'altro giorno, cioè sì, ciao, qualche settimana fa, ho pensato, bah, io faccio una prova, l'ho messo solo sul mignolino. Bene, funziona così, mettete la vostra base. Mettete due passate di colore del vostro smalto preferito, dopodiché prima io metto il sigillante, dopodiché metto il Sash Vit. Accoppiata a dir poco perfetta. Vi dico soltanto che ho levato lo smalto dopo una settimana perché mi erano allungate le unghie e si vedeva, non ce la facevo più a vedere quel colore di smalto. È a dir poco fantastico, rimane veramente brillante. A dir poco brillante. Tra l'altro hanno entrambi lo stesso pregio, sia quello Laila che quello Sash Vit, questi due top coat, sia Laila che Sash Vit hanno il pregio di asciugare al volo e asciugare al volo pure lo smalto che c'è sotto, sono, guardate, eccezionali. Io metto le due passate normali, cioè base, due passate di smalto, dopodiché non faccio neanche asciugare lo smalto, ecco, e gliene scatafotto tipo un goccione di questo, dopodiché siccome si asciuga immediatamente metto subito Sash Vit. Grandissimo, enorme, gigantesco lato negativo. Fanno entrambi una puzza pestilenziale. Terribile, terribile. Una puzza fastidiosa. Mamma mia. È la prima volta che l'ho tolto lo smalto utilizzando questo metodo, questa combinazione. Mi sembrava di sentire quella puzza. Per levare lo smalto è una bella scocciatura perché lo sigillate, lo fissate talmente tanto che dovete impiegare un po' più di tempo, però oggettivamente se avete questi due prodotti in casa o avete un'amica che ha questo e voi avete questo, bla bla bla, insomma, provatelo, se avete la possibilità di provare, provatelo, è a dir poco eccezionale come effetto, veramente veramente fantastico. Secondo me si potrebbe provare pure, devo provare. Io non ce l'ho, ma me lo potrei fare prestare il top coat gel di Kiko e provarlo in abbinata con uno dei due, insomma, se ditemelo e fatemelo sapere. È un mix tossico di quelle proprio da uso Chernobyl, fanno pure una puzza allucinante, ma va bene. Poi seconda combinazione, ora sono tanto combinazioni viso. Io ho comprato
il Lux Extender di Paola P al Cosmoprof. Questa però è la primissima cosa che ho comprato al Cosmoprof. Ho preso questo, in quel periodo stavo utilizzando un mascara che ho un po' messo da parte, che è un mascara della Too Faced. Poi mi è stato regalato gentilmente questo da Fatima. Mi ha regalato questo, che è il Lash Accelerator Endless Grow Lash Complex più Fibres, come si dice? Non lo so mai. Allora, questo contiene già le fibre, ma se io metto questo, ci scatafotto su tipo un poco di fibre di Paola P e poi ci riposto questo, ragazze, ma guardate che l'effetto è fantasmagorico, è meraviglioso, wow. Ah no no no, il wow effect del sangue di drago, bellissimo, ragazze, ve lo giuro, meraviglioso. Allora, all'inizio, come tutti i mascara, questo qua non mi piaceva, ma a me tutti i mascara all'inizio non piacciono perché sono ancora troppo liquidi. Non mi piacciono, non mi piacciono. I mascara sono come il vino, vanno fatti invecchiare e assaporati nel tempo, che poetessa proprio, una poetessa mancata e incompresa. Niente, ho sbattuto la cosa. Mi era sembrato che vedevo un gatto. Una poetessa mancata, veramente. Allora, comunque, questo qua ha le fibre. Se lo metto da solo, tipo oggi, va benissimo. Ma quando voglio fare. Mi piacciono questi due insieme, guardate che sono eccezionali, eccezionali, bellissimi. Se volete provate in tutto questo, signor Paola P, tappati le orecchie. Sto escogitando, ancora lo sto testando, devo capire se mi comincio o no a fare le fibre tra di noi, ecco, a utilizzare prodotti alternativi. Poi, sempre per gli occhi, dai, così finisco gli occhi. Due prodotti che per adesso sto utilizzando tantissimo insieme e che mi piacciono tanto. Uno è la confezione scafazzata, distrutta, l'altro no. Allora, io adoro d'estate questo eyeliner 24/7 Waterproof Liquid Eyeliner Smoke di Urban Decay, che ha la confezione rotta, però il prodotto dentro va benissimo. Questo qui più questa matita della MAC, che è la Power Surge. I call Power Surge. Allora, questa matita qui è un po' dura, è veramente dura. Ve li faccio vedere insieme. Allora, forse con la luce naturale posso farvi capire che colore è la Power Surge. E allora, questa è la Power Surge. Vi ricordate che quando l'ho mostrata la prima volta ho detto che ho letto tipo mille descrizioni di prodotti ed è c'è chi la definisce oro, khaki, marroncino, nude, c'era un altro, non me lo ricordo. Vabbè, tutti questi colori messi insieme. Ragazze, è una matita eccezionale. È un po' antipatica da mettere, senza ombra di dubbio. Però a me piace tantissimo. E la metto, nel frattempo metto un poco di smog accanto per farvi vedere quanto sono belli insieme. Tra l'altro, ciao, sono Annalisa e mi sono bloccata con il colore verde militare. Non l'ho mai guardato il colore verde militare e nell'arco di 2 giorni ho comprato due cose verdi militari. Guardate che sono belli insieme. Sono veramente belli. Allora, oddio, sono messa in una posizione allucinante. Io l'ho messo, cioè, sono truccata stamattina, ha fatto un caldo terribile oggi. Ho messo solo ora, qua forse viene meglio. Ma già se n'è andata a quel paese. La Power Surge però, io adoro metterla nella rima interna dell'occhio, è qua, sotto le ciglia, qua sotto. Guardate che è meravigliosa questa matita, cioè usata proprio qua, è veramente bella, naturale, elegante, illumina lo sguardo, la adoro. La adoro. Ma come ho fatto a vivere senza Power Surge finora? Ah. Pruritissima. Cioè ragazzi, ma sto succedendo un X-Files. A me le zanzare non mi hanno mai guardata. Mai. Cioè io sarei potuta entrare in una palude piena di zanzare, le zanzare non se ne andavano. E invece mi mortono. Ma che sta succedendo? Mi stanno mangiando. Mai, 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 mai. Cioè io non conosco la sensazione. E per adesso uso lo stick quello al geranio. Che lo compravo per mio marito, lo sto usando pure io.
Terribile, non ci sono abituata a questa cosa. Anyway, ah, poi in un altro video vi devo raccontare un film che ho visto al cinema con Brad Pitt l'altra sera. Ve lo devo raccontare per forza, così vi faccio risparmiare questi soldi. O se come me avete la tessera 3 andate gratis. Comunque, questi due insieme io lo sto adorando. E per i trucchi veloci, se siete già un po' abbronzate, se volete illuminare, perché illumino, insieme illuminano veramente tanto. Illuminano veramente tanto. Mi piace, è molto, molto sobrio, elegante, su un po' di colore e mi piace. L'ultima accoppiata, che in realtà è una accoppiata di ripiego, nel senso che la terra l'avevo già. Cioè, va bene, vi faccio vedere l'ultima accoppiata. Che sono? Come si chiami tu? Nude on Board Pro Longwear Bronzing Powder, che è questa con i MAC. E la Chacha Tint di Benefit. Questa accoppiata è vincente, accoppiata che non ho messo oggi perché non ho messo niente, ma niente di niente si vede. Io che faccio? Io la Chacha Tint la metto direttamente sul viso. Vi tenete conto che io non metto fondotinta da un mese e mezzo, forse anche di più. Anyway, la metto direttamente sulla pelle pulita e si fissa alla grande, cioè rimane lì, non si muove, immobile, infatti bisogna lavorarla subito e benissimo, se no diventa una schifezza. Io con gli anni, perché questa ce l'ho da anni, non la sopporto più, con gli anni ho imparato a utilizzarla. Sopra poi metto questa, vi faccio vedere i colori. Allora, questa è Nude on Board, vediamo se, perché è leggermente, che io a dirvi la verità mi sono pentita di aver preso questo colore, perché non si vede, perché ora che non sono molto abbronzata risulta essere chiaro. Ah, e non sono molto, non ho preso chissà quanto sole, è già chiara. Ok, va bene. Io ero indecisa su che colore prendo, ho detto vabbè, prendo questo, sarà abbastanza scura. No, no, va bene, comunque va benissimo così. La Chacha Tint invece, aspettate, è questo color mango che in camera si vede arancionissimo, è molto più mango, tangerine, arosta, no, arosta no, gambero, gambero, color gambero. Va bene, comunque metto questo sul viso direttamente, mentre è ancora leggermente umido. Metto la terra, l'effetto è fenomenale. Mi sa che a questo punto io con tutti questi prodotti che vi ho mostrato vi faccio un meraviglioso Get Ready With Me Summer Edition, così, e ve li faccio vedere, perché sono veramente, per quanto mi riguarda, tipo la combinazione è a dir poco perfetta per un trucco velocissimo, velocissimo, luminosissimo, purissimo, levissimo, altissimo. Vabbè, ho finito. Niente, mi prendo un po' di freschetto. Ora, se ci riesco, preparo una cheesecake. E se ci riesco, mi filmo e lo carico su Casa Superstar. Però, cercatelo. Cioè, cercatelo, è vero che io lo dico quando carico i video. Se riesco a farlo, lo saprete la settimana prossima. Perché ancora il computer, di grazia, non è tornato all'ovile. Quindi, io sto facendo tutto col mini PC. E i montaggi non li posso fare col mini PC perché ho Ubuntu. E Ubuntu lo odio. Detto questo, no, no, come fanno quelle brave? È che le stelle siano con voi. Vabbè, ciao, ciao, sì.